Ciao e grazie per i feedback ricevuti. Ho infatti deciso di realizzare questo video per rispondere ad una domanda ricorrente. Che cos'è il counseling? Inizio con il risponderti che cosa non è il counseling e che cosa non fa il counseling. Il counselor non è uno psicologo, non è uno psicoterapeuta e né tantomeno uno psichiatra. Molto sinteticamente ti dico che lo psicologo studia la psiche e tutte le varie tecniche conoscitive. Lo psicoterapeuta, che normalmente è già uno psicologo, cura prevalentemente attraverso la parola e le tecniche del proprio orientamento teorico le malattie nevrotiche della psiche e non solo. Lo psichiatra è un medico con la specializzazione in psichiatria che cura prevalentemente attraverso terapie farmacologiche tutte le malattie della psiche fino ad arrivare alla demenza e alla schizofrenia. E allora chi è il counselor? Il counselor è un professionista nella relazione d'aiuto che si relaziona soltanto con persone sane. Persone che stanno attraversando un momento particolare della loro vita, che stanno vivendo un momento di malessere transitorio. Il counselor non ti dice che cosa devi fare, ma ti offre uno spazio d'ascolto e di riflessione, entro il quale promuove atteggiamenti propositivi e stimola alla capacità di scelta. Il counselor non fa terapia, ma ascolta empaticamente il cliente, aiutandolo a ritrovare e a potenziare le proprie risorse. Inoltre, molto importante nel counseling è che il counseling procede per obiettivi, quindi il counselor deciderà insieme al proprio cliente quale sarà l'obiettivo da raggiungere e ne determinerà gli incontri necessari per raggiungere l'obiettivo stesso. Non voglio dilungarmi oltre, ma se sono riuscita ad incuriosirti, ti invito ad un incontro gratuito. Lo faremo via Skype o se sei di Roma nel mio studio. Contattami a raffaella.ruberti@gmail.com. Ciao!